In questo momento il Mercercola con il calciatore rossoblu che stava per piazzare la palla al centro, Savvardino. Ancora in azione il Mercercola in questo momento, ricordo lo scontro diretto al vertice, pallone in area di rigore, lo stop di petto, il cross ribattuto, ancora poi c'è la respinta di Chianese, pallone in area di rigore, palla che praticamente viene ripresa dal portiere Di Bartolomeo. 0-0 il risultato, il lancio oltre il centrocampo, la palla ribattuta, deviata dal calciatore, in questo caso Montano, pallone che termina fuori corner. Quindi corner. A fuori del Gricignano che batte il corner, il cross in area di rigore, palla ribattuta, ancora il Gricignano in azione, c'è un dribbling in area di rigore, palla che viene termina direttamente fuori. Quindi di nuovo in azione, batte il portiere Cimmino nelle immagini del Mercercola, ricordo il risultato è fermo sullo 0-0, scontro diretto in questo girone, intanto fondo area. Il lancio verso il centrocampo, palla che viene respinta, di nuovo in azione la squadra del Mercercola che avanza, palla che termina direttamente fuori, rimessa laterale. I bianco-blu in azione in questo momento, rimessa laterale, lancio verso il centrocampo, c'è un contrasto, c'è un fallo, punizione, l'arbitro Rispoli della sezione di Frattamaggiore interviene. Quindi punizione in questo momento, a terra due calciatori. Si sta rialzando il calciatore in questo momento, si rialza, tutto regolare. Bianco Celesti in azione, pallone per Chianese, l'1-2, ancora il pallone per Gervasio, poi c'è un fallo, punizione, l'arbitro Rispoli ha fischiato la punizione. Gioco orizzontale, pallone per Gervasio, la palla per Petrillo, la sfera ancora per Russo, il lancio in profondità, pallone in area di rigore, fuori gioco secondo l'arbitro Rispoli della sezione di Frattamaggiore. Su questo cross rossoblu in azione, punizione, il lancio oltre la linea centrale, colpo di testa, fa da toro, ancora il rossoblu in area di rigore, il Mercercola, attenzione, tiro finale vicino al gol, il Mercercola con Nuzzo, Mercercola va vicino al gol in questo istante e si riparte da un corner, batte appunto Cimmino dalla bandierina. Il cross in area di rigore per il rossoblu, il lancio in area di rigore, colpo di testa respinto dal Gricignano, pallone a centrocampo, pallone in profondità da parte di Piscitelli Giovanni che avanza,
pallone sul laterale destro fermato, il cuore bianco-blu in azione, pallone al centrocampo, sfera in verticale, palla bloccata, ancora il rosso-blu in gioco, ottimo lavoro compiuto in area di rigore, però ottima l'intenzione da parte del calciatore Picozzi che poteva praticamente sbloccare il risultato. In tal caso si riparte con il corner, batte praticamente in prota, in prota nelle immagini, in prota cerca di piazzare la palla al centro, il cross di destro, pallone in area di rigore, sfera che praticamente viene ribattuto, il sinistro, palla che termina direttamente fuori. Si riparte da un fondo d'aria. Passaggio raso terra. Chianese, pallone verso il centrocampo. Ancora la squadra biancoceleste in azione. Rosso-blu in azione, in avanti. Pallone in area di rigore, ci prova il Gricignano, palla che viene deviata. Quindi rimessa laterale. Santoro nelle immagini. Pallone per Mendozzi. Colpo di testa, pallone ribattuto. Rosso-blu in azione. L'esterno destro, pallone in profondità. Fallo, punizione. Per il Gricignano. Batte in questo caso Montano. Il cross di Montano, pallone in area di rigore, attenzione, palla 0-0 il risultato. Il sinistro fermato dalla difesa rosso-blu che avanza, scatta il contropiede. Pallone che termina direttamente fuori. Intanto rimessa laterale per il bianco celeste. Sfera oltre il centrocampo. Rosso-blu in azione, lancio sul laterale sinistro, gioco orizzontale. Pallone per il Mercer Cola. E quindi alla meglio in questo caso il pallone in profondità. Gricignano in area di rigore, parata del portiere Cimino che blocca in questo caso. Tiro finale, attenzione di nuovo, palla bloccata di nuovo di Cimino. Lancio a centrocampo, pallone fermato da Gervasio, il tackle, sfera che termina direttamente fuori, rimessa laterale. Rimessa laterale per i biancocelesti.
colpo di testa, pallone ribattuto, di nuovo in azione il Gricignano, c'è un tackle. Palla a centrocampo, passaggio arretrato, di nuovo in azione. Lancio in profondità, palla ribattuta. Rimessa laterale per il Gricignano che avanza. Palla ribattuta, sarà che termina fuori. Di nuovo in azione. Colpo di testa, sfera che termina in out, rimessa laterale per la squadra. Intanto controfallo, 0-0 il risultato. Ancora in azione. Colpo di testa. Gricignano in azione. Non è fuori.
cari studenti, di nuovo qui collegati da Rienzo, 0-0 il risultato. 0-0 il risultato, nulla di novità, abbiamo assistito a due in pratica incursioni del Mestre-Arcola in area di rigore, però ciò in pratica il risultato è rimasto invariato, è fermo sullo 0-0 in questo momento, quindi si riprende a giocare. In gioco in questo momento il Gricignano, gioco orizzontale con Di Caprio, pallone per Gervasio, rossoblu che recuperano, 0-0 risultato, si continua a mettere gioco, pallone in area di rigore, il Mestre-Arcola, parata del portiere Di Bartolomeo su tiro da parte di Picozzi. Intanto punizione, 0-0 il risultato, gioco orizzontale bianco-celeste con in azione Chianese, ancora il Gricignano in azione, gioco orizzontale del Gricignano che avanza, Chianese in azione. Il sinistro, la triangolazione. Rosso-blu in azione. C'è un dribbling, pallone ai limiti, tiro finale, pallone sul laterale destro, la palla in area di rigore, attenzione, tiro, l'interno destro termina a lato, intanto calciatore a terra in questo momento. Intanto calciatore a terra, si ferma il gioco in questo momento. Quindi il risultato è fermo sullo 0-0 per quanto riguarda lo scontro diretto tra e ancora a terra il calciatore, c'è l'assistenza infermieristica per offrire pure al calciatore. A terra in questo momento. Un calciatore del Gricignano. A terra in questo momento, volevo comunque in pratica appuntare appunto tutte le due formazioni, il Mestre-Arcola è sceso in campo con Cimmino, Zanfardino, Montano, Di Caprio, Luca Nuzzo in prota, Giovanni Piscitelli sgambato, Nuzzo Enrico, Filippo Piscitelli, Picozzi Esposito, Paribello, Pirozzi, Santo Anastaso, Papa D'Addio, Di Nuzzo, allenatore Papa. Per quanto riguarda invece la squadra biancoceleste del Gricignano, Di Bartolomeo, Russo, Mendozzi, Falcone, Petrillo, Chianese, Gervasio, Romilli, Insigne, Moccia, Santoro, poi abbiamo in panchina Frate Sbaraglia, abbiamo Mondo, Patricelli, Arena, Capasso, Ferriero, Monticelento, allenatore Lampitelli. A momenti si dovrà di nuovo ripartire con la relativa disputa della partita. Thank you.
Vediamo che, ed ecco, si inizia di nuovo a giocare. Il lancio oltre la linea centrale, pallone recuperato, palla recuperata di dominazione, attenzione, è caduto a terra un dirigente, c'è stato scivolato probabilmente, non sappiamo in che modo, e adesso l'arbitro ha fermato il gioco. Intanto si ferma di nuovo il gioco, 0-0 il risultato. Gricignano in azione. Pallone in verticale. Pallone fermato dagli azzurri. Ancora gioco orizzontale della squadra del il cross di sinistro, pallone in aria, Gricignano in azione, cerca il pallonetto, pallone in area di rigore, di nuovo il cross ribattuto, il sinistro termina di nuovo e il Gricignano alla meglio, in questo caso ottiene praticamente una rimessa laterale. Pallone in area di rigore. Di nuovo in azione. Rosso blu in gioco. Il cross, tiro cross in area di rigore, palla bloccata dal portiere, in azione in questo momento la squadra azzurra che avanza con il lancio in diagonale, pallone fermato, ancora il rosso blu che perdono palla, 0-0 il risultato tra Mestercola e Gricignano, lo scontro diretto di questo girone. Rosso blu in azione. Pallone in area di rigore. Tiro finale, attenzione, vicino al gol. Filippo Piscitelli ha cercato praticamente l'incrocio dei pali. Vicino al gol la squadra del Mestercola, un'azione pericolosa, un tiro pericoloso verso la porta e quindi si riparte da un fondo area, batte Di Bartolomeo. In azione. Verso il centrocampo, il sinistro. Passaggio arretrato, il lancio a centrocampo. Si cerca di piazzare la palla al centro, fallo, punizione. Punizione. Punizione.
punizione per i biancocelesti. Il cross in area di rigore, palla che termina direttamente fuori, azione degna di nota. Fondo area. Pallone oltre il centrocampo. Colpo di testa. Lancio in verticale, il Gricignano avanza. L'apertura in area di rigore, sfera troppo lunga per il calciatore sgambato. Ottima l'iniziativa della squadra di casa che è andata vicina al gol. In questo momento il risultato è fermo sullo 0-0. Fondo area. Zero a zero il risultato, batte Di Bartolomeo. Palla raso terra. La sfera per Petrillo. Poi Gervasio. C'è un contrasto. Interviene l'arbitro. Calciatore a terra in questo momento. Calciatore a terra in questo momento, si ferma il gioco. Si dovrebbe rialzare a momenti. E a terra il calciatore del Messercola che si dovrebbe rialzare a momenti e fermo il match. Intanto si dovrebbe tutto tornare nella normalità. Zero il risultato. Ancora è il calciatore a terra in questo momento.
Intanto si torna a giocare. E ferma il gioco in questo momento. Intanto io rileggo un attimo, entra in campo un altro calciatore, è uscito, quindi entra Balletta. Intanto volevo appunto comunicarvi che in realtà questo girone è altamente competitivo, dove vede protagonista diverse squadre, diverse società sportive. Penso che si dovrebbe, ecco, che si riprende a giocare il Gricignano comunque in prima posizione, mentre la squadra del Messercola, intanto pallone in area di rigore, sfera che termina direttamente sul fondo, e a quota 34 punti in quarta posizione, quindi è in zona playoff, una zona playoff dove è formata appunto dal Nocellito, Mitreum, Messercola e Real San Giovanni. In più dietro c'è lo Sporting Campania Caserta 29 e Cervino Calcio 29. Intanto il pallone oltre il centrocampo, pallone che è uscito fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale, palla per Chianese, il lancio, sfera che viene fermata, palla a centrocampo, la palla per Russo, ancora in azione, c'è una profondità di gioco, sfera che termina direttamente fuori dal rettangolo di gioco. Di nuovo in azione, pallone al centrocampo, ancora la squadra del Messercola in azione. Attenzione, vediamo l'arbitro cosa decide. Ci sono delle contestazioni, il lancio in profondità, palla fermata dai bianco celesti e la sfera termina direttamente fuori. Di nuovo in azione, attenzione che praticamente c'è stato adesso calciatore a terra, intanto l'arbitro sta cercando di spiegare, intanto a terra il calciatore del Messercola, si tratta di Nuzzo Enrico. Si riparte adesso, vediamo cosa decide l'arbitro Rispoli della sezione di Frattempo. Palla alla sua terra. Sfera a centrocampo. Ancora gli azzurri in azione, palla in profondità. Sfera che viene persa, recuperata poi da Sgambato. Ancora in azione la squadra del Messercola, il Gricignano si difende. Con il rosso blu in azione, palla in verticale in area di rigore, ci prova di nuovo la squadra rosso blu con Picozzi, deviazione, palla corner dalla bandierina. Per il rosso blu batte in questo caso il calciatore Improta nelle immagini. Improta. C'è un chiarimento in area di rigore, il cross in area di rigore,
respinge il portiere di Bartolomeo, poi la squadra azzurra avanza ma viene di nuovo fermata, di nuovo in gioco e scatta il contropiede, ma il Mester Cola avanza, colpo di testa da parte di Mendozzi, pallone per Gervasio, ancora in azione la sfera per Chianese, il lancio oltre la linea centrale, rosso-blu in azione, palla fermata al centrocampo, di nuovo in azione il cross in area di rigore e l'arbitro fischia probabilmente una posizione irregolare. Intanto fondo area, batte il portiere di Bartolomeo, pallone nella sua terra, ancora in azione gli azzurri che avanzano, il Gricignano avanza, palla per Russo, sfera respinta, a 0-0 risultato tra Mester Cola e Gricignano. Siamo nel primo tempo, il primo tempo sta comunque per terminare. Il suo blu in gioco, palla a centrocampo, colpo di testa, palla che termina direttamente fuori, rimessa laterale. Mester Cola in azione con Mendozzi. Pallone in area di rigore, c'è un fallo, punizione. Bianco Celeste in azione. Punizione. Il cross, ci prova il Gricignano, punizione, tiro, pallone al lato, si riparte da un fondo area. Fondo area. Pallone a centrocampo. Colpo di testa. Di nuovo in azione. Di nuovo in azione, ancora in gioco il rosso-blu in azione, Mester Cola in gioco, pallone oltre la linea centrale, di nuovo in azione, deviazione,
palla fuori, quindi di nuovo rimessa laterale per la squadra azzurra. Chianese in azione, 0-0 risultato tra Messercola e la squadra di calcio. Intanto il lancio, pallone a centrocampo, deviazione, palla che termina fuori. Calciatori fuori in questo momento, si tratta di Romilli. Azzurri in azione, pallone per Russo. Corri rosso blu in gioco. Deviazione, palla in out. Il lancio, pallone in area di rigore, rosso blu in azione, il tiro all'interno sinistro, palla bloccata dal portiere. Il lancio, ancora il rosso blu in azione, deviazione. Pallone oltre il centrocampo, il rossoblu ancora in azione, sfera per Piscitelli, Filippo Piscitelli, poi c'è un contrasto, sfera che termina direttamente fuori. Si continua a giocare con i calciatori del Gricignano in azione, Russo sul pallone, pallone al limite, rosso-blu che spazzano il pallone via. In azione Mendozzi, palla per Romilli, ancora Mendozzi, Romilli, Romilli. Sposta l'asse del gioco per Russo, palla che in questo caso sfugge all'attenzione del calciatore, palla che termina in out. Finisce il primo tempo, 0-0 risultato, ci vediamo nel secondo tempo, grazie all'attenzione. Mm-hmm. Ah, non è una cosa.